Buongiorno. Che cos'è l'orrore? E l'orrore è un sentimento certo molto complesso. Sul dizionario Robert viene definito come impressione violenta causata dalla vista o dal pensiero di una cosa spaventevole o ignobile. Quindi c'è una duplice valenza comunque perlomeno nell'orrore, cioè lo spavento, la paura. Le cose ignobili, la cosa incredibilmente cattiva e malvagia. Il racconto che vi vorrei proporre è un racconto molto famoso di Maupassant, che è Le Horla. Siamo nell'epoca del naturalismo, fine 800. Zola interpreta la letteratura come laboratorio di indagine scientifica. Sono anche gli anni in cui nasce la psichiatria, gli studi di Freud, ci sono gli esperimenti di ipnosi e lo studio delle malattie nervose di Charcot alla Salpêtrière. Sono gli anni anche della teoria evoluzionistica di Darwin. Tutte queste tematiche sono in un certo modo presenti e sottese all'opera di Maupassant, e soprattutto in questo racconto di Orlagne, alcuni altri racconti dell'orrore. Di questo racconto Maupassant fece due stesure, una nel 1886, in cui racconta in modo retrospettivo, quindi prendendo le distanze della storia. L'anno successivo Maupassant riscrisse il racconto, ed è quello che noi prenderemo in esame, aggiungendo la visione soggettiva del narratore, cioè narrato in prima persona attraverso una specie di diario, quindi una progressione, e narrato al presente. Quindi le azioni vengono così inscritte in quello che è il tempo dell'emozione, l'immediatezza del presente e delle cose che accadono sotto i nostri occhi. Vediamo come attraverso una progressione e qualche rallentamento, qualche pausa di riflessione, l'autore riesce a creare una tensione in questo racconto e a coinvolgere il lettore, facendolo guardare attraverso i suoi occhi e facendogli provare le sensazioni che lui prova. Allora, partiamo da una visione, diciamo, da un momento di benessere e di contemplazione. 8 maggio. Che splendida giornata! Ho passato tutta la mattina sdraiato sull'erba davanti a casa mia, sotto l'enorme platano che le offre riparo, protezione e ombra. Mi piace questo paese e mi piace viverci, perché qui sono le mie radici, radici profonde e sottili, che legano un uomo alla terra dove sono nati e morti i suoi antenati, eccetera, eccetera. Quindi un momento di pace e di bellezza. Come si sta bene? Verso le 11, un lungo convoglio di imbarcazioni trascinate da un rimorchiatore grande come una mosca, che rantolava dalla fatica, vomitando un fumo denso, sfilò davanti alla mia cancellata. Dietro due golette inglesi, con la bandiera rossa ondeggiante contro il cielo, veniva un superbo tre alberi brasiliano, tutto bianco, ammirevolmente pulito e lucido. Senza saper perché, mi fece un cenno di saluto, tanto mi fece piacere vederlo. 12 maggio. Da qualche giorno ho un po' di febbre, non mi sento bene, o meglio, mi sento triste. Ecco che comincia.
il malessere. Da dove derivano queste suggestioni misteriose che mutano la nostra felicità in scoraggiamento e la nostra fiducia in debolezza? Si direbbe che l'aria invisibile, sia satura di inconoscibili potenze di cui subiamo la misteriosa influenza. Ed ecco che il narratore comincia a porsi anche delle domande più generali, no? Comincia a entrare in gioco questo tema delle invisibili potenze, scritto con la maiuscola, no? Che si muoverebbero intorno a noi. Più avanti riflette ancora, cioè com'è profondo questo mistero dell'invisibile. Non possiamo sondarlo con i nostri miserevoli sensi, con gli occhi che non riescono a percepire né ciò che è troppo piccolo, né troppo grande, né troppo vicino, né troppo lontano, e nemmeno gli abitanti di un astro o di una goccia d'acqua, con le orecchie che ci ingannano, trasmettendo le vibrazioni dell'aria come note sonore. Ed ecco qui la consapevolezza dei limiti della natura umana e dell'enorme mistero che ci circonda. E tutto sommato questa è una sensazione che abbiamo anche noi, no? Più conosciamo dell'infinitamente piccolo, più conosciamo dell'infinitamente grande e più ci rendiamo conto di quanto poco sappiamo e di come siano limitate le nostre possibilità di conoscenza. Ma questa sensazione di inadeguatezza, di piccolezza, fa star male. 16 maggio, sto sicuramente male. Ero in buona salute appena un mese fa. Ho la febbre, una febbre atroce. Ho piuttosto un'agitazione febbrile che mi fa soffrire nell'animo come nel corpo. Ecco che la malattia è una malattia fisica, ma è soprattutto una malattia della mente. Ho in continuazione la spaventosa sensazione che un pericolo mi sta minacciando, l'apprensione per una sciagura, che è il segno della morte vicina, il presentimento di un morbo sconosciuto che germina nel mio sangue e nella mia carne. Ecco qui quest'idea della malattia che germina, cioè che nasce e si sviluppa nel mio corpo e nella mia carne, oltre che naturalmente nella testa. 18 maggio. Sono stato a consultare il medico perché non riuscivo più a dormire. Ha trovato che ho polso rapido, occhio dilatato, nervi vibranti, ma non sintomi allarmanti. Devo curarmi con docce frequenti e bromuro di potassio. Ecco che comunque la malattia è una malattia vera, anche se apparentemente non grave, si tratta soprattutto di fenomeni, diciamo, di tipo nervoso. Più avanti dirà: dormo a lungo 2 o 3 ore e poi un sogno, no, un incubo mi afferra. Ecco, qui compare intanto la parola incubo, incubo che, se vogliamo definirlo, è un'attività psichica spaventosa, generalmente angosciante, durante il sonno. Io sento d'essere a letto, sento che sto dormendo, lo sento e lo so, ma sento pure che qualcuno si avvicina a me, mi guarda, mi tocca, sale sul letto, si inginocchia sul mio petto. Mi prende tra le mani il collo e stringe, stringe con tutte le sue forze per strangolarmi. Ecco che questo malessere così indefinito è diventato qualcuno che di notte, mentre dorme, gli sale sul petto e tenta di strangolarlo. Quindi qualcuno che è anche ostile, nemico. Io tento di lottare, inchiodato da quell'atroce impotenza che ci paralizza nei sogni. Vorrei gridare, non ci riesco.
Cerco di dimenarmi, non posso. Cerco, ansimando e con grandi sforzi, di girarmi, di respingere quell'essere che mi schiaccia e mi soffoca. Non posso. Ecco, quindi abbiamo un essere. Ecco che sì, questo malessere, questa cosa sconosciuta, questo nemico si personifica e diventa comunque qualcuno che è veramente un nemico dichiarato. 2 giugno. Le mie condizioni di salute si sono aggravate. Che cos'ho? Il bromuro non fa effetto e così le docce. E allora, ecco che qui racconta che appunto così inquieto e sentendosi poco bene, comunque va a fare una passeggiata perché l'aria è fresca, piacevole, siamo all'inizio di giugno, quindi primavera conclamata, e quindi va nella foresta di Rumar. Improvvisamente rabbrividii, non per il freddo, ma per una indefinibile angoscia. Affrettai il passo, inquieto, per il fatto che ero solo nel bosco, intimorito senza motivo, anzi stupidamente, da quella assoluta solitudine. Tutto a un tratto ebbi l'impressione che qualcuno mi stesse seguendo, camminasse dietro di me, abbastanza vicino da potermi toccare. Mi volsi di colpo, ero solo. Ed ecco che cerca comunque sempre il narratore di razionalizzare, dice: ero intimorito senza motivo, anzi stupidamente, da quella solitudine, però ho questa sensazione che non lo abbandona. 3 giugno, notte orribile, vado via per qualche settimana, un breve viaggio certamente mi farà ritornare sano. 2 luglio, quindi mese dopo. Ritorno a casa, sono guarito e inoltre ho fatto una splendida escursione. Ho visitato il Monte San Michele, dove non ero stato mai. E qui naturalmente racconta dell'escursione al Mont Saint-Michel e racconta dell'incontro con un monaco. E con questo monaco ha parlato delle cose invisibili. Cioè io ribattei, se sulla Terra esistessero altri esseri oltre a noi, come mai in tanto tempo non li avremmo mai conosciuti? Come mai non li avreste visti voi? Come mai avrei potuto non vederli io? E qui ci vengono in mente tutti gli ufologi che dicono che gli extraterrestri sono tra noi, e insomma. È un tema che è stato ripreso poi più volte, questo delle presenze aliene. Ma il monaco risponde: forse che vediamo la centomillesima parte di tutto ciò che esiste. Prendiamo il vento, la più potente delle forze della natura, capace di abbattere uomini e case, sradicare alberi, sollevare l'acqua del mare in ondate alte come montagne, distruggere scogliere, far naufragare grandi bastimenti. Il vento che uccide, che fischia, che geme, che romba. L'avete mai veduto voi? E potete vederlo? Eppure esiste. 4 luglio. Sto di nuovo male, sono tornati gli stessi incubi. La notte scorsa ho sentito qualcuno accovacciato sopra di me, con la bocca contro la mia. Mi beveva la vita attraverso le labbra. Ecco che quindi non soltanto l'essere sconosciuto lo opprime, rappresenta un pericolo, ma addirittura gli beve la vita attraverso le labbra. Sì, l'aspirava dalla mia gola come una sanguisuga. Poi si è alzato, sazio, e io mi sono svegliato talmente fiacco e malconcio che non ce la facevo a muovermi. Se continuerà in questo modo ancora per qualche giorno, ripartirò sicuramente. E
poi la cosa, l'angoscia progredisce e progredisce e in particolare poi si trovano delle tracce anche concrete di questa presenza aliena, se vogliamo chiamarla così. Ho perduto la ragione. Quel che è accaduto, quel che ho visto la scorsa notte, è talmente strano che se ci penso la mente si smarrisce. Come ormai mia abitudine serale, avevo chiuso a chiave la mia porta, poi, avendo sete, ho bevuto un mezzo bicchiere d'acqua e così ho fatto caso al particolare che la caraffa era piena sino all'altezza del tappo di cristallo. Ma cosa succede? Succede che il mattino dopo si accorge che qualcuno ha bevuto dell'acqua e sa di non essere stato lui. 6 luglio. Sto diventando pazzo. Questa notte ha bevuto ancora tutta l'acqua della caraffa, o forse sono stato io a berla? Ma allora lui è io. Sono io? Chi altri potrebbe essere? Chi? Dio, sto impazzendo. Chi potrà salvarmi? Allora questo lui è scritto maiuscolo. Lui e io. Mi viene in mente Rimbaud che scriveva io è un altro. 10 luglio. Sto facendo degli esperimenti sorprendenti. Ecco, siamo in un'epoca di mentalità scientifica, desiderio di sperimentazione. Abbiamo visto anche in letteratura, Zola vede il romanzo come un laboratorio sperimentale. Ed ecco che anche qui il narratore fa degli esperimenti. Prima di coricarmi, ho posto sul tavolino vino, latte, pane, acqua e fragole. Lui ha bevuto. Io ho bevuto tutta l'acqua e un po' del latte. Il vino, il pane e le fragole non sono stati toccati. E poi ripeterà l'esperimento con stesso risultato. Concludendo poi, voglio partire per Parigi. Allora, a Parigi si trova meglio. Parigi vuol dire. Si è allontanato insomma dal luogo in cui viveva, che è la Normandia, e cambiando ambiente sembra che tutto vada a posto. E dice: ho creduto, sì, ho creduto che un essere invisibile vivesse accanto a me, come fragile la nostra mente, quanto presto si sgomenta e si smarrisce appena siamo coinvolti in qualche fatto che non riusciamo a capire. Ma una sera, invitato a cena da una cugina, Madame Sablé, il narratore ascolta il dottor Parent. Dottor Parent è un medico che si occupa di malattie nervose e soprattutto dice di quelle manifestazioni straordinarie che derivano da esperimenti di ipnotismo e di suggestione. E riflette, dice, da quando l'uomo è capace di pensare, dice il medico, da quando ha la sensazione di sfiorare continuamente un mistero impenetrabile dai suoi sensi rudimentali. E quindi, ecco, dice qui c'è qualche cosa nell'uomo razionale che l'uomo razionale non arriva a comprendere. Ci sono delle verità altre che ci portano, se vogliamo seguirle, su vie inattese. E qui il narratore assisterà a un episodio di ipnotismo che lo sconvolgerà. Ecco, io adesso non vi racconto nei dettagli. Comunque torna poi dopo un mese a casa. Ma subito ricomincia l'angoscia,
Dice, questa volta non sono pazzo, ho visto, ho visto, ho visto, non posso più aver dubbi, l'ho visto. Ho ancora freddo fino alle ossa, ho ancora paura fino alla punta delle unghie, ho visto. Che cosa ha visto? Dunque, ha visto, mentre passeggia tra aiuole di rose, vede che una mano, come se ci fosse una mano invisibile che spezza lo stelo di una rosa e poi la rosa sembra sollevarsi nell'aria, sembra che qualcuno odori questa rosa. Ma di fatto, quando cerca di afferrarla, lui questa rosa, la rosa scompare, però c'è lo stelo rotto, lo stelo spezzato. E questo naturalmente lo sconvolge. Lo sconvolge e di nuovo, ecco, ritorna a pensare a quell'essere misterioso. Cioè, rientra in casa con l'animo sconvolto, perché ormai io sono convinto, convinto come dell'alternarsi dei giorni e delle notti, convinto che c'è vicino a me un essere invisibile che si nutre di latte e di acqua, che ha facoltà di toccare gli oggetti, prenderli e cambiarli di posto, un essere dotato dunque di una natura materiale, benché non percettibile dai nostri sensi e che abita, come me, sotto il mio tetto. Poi per qualche giorno questo essere, che pure viene percepito sempre come presente, lascia tranquillo il nostro narratore. 7 agosto. Ho riposato tranquillamente, lui ha bevuto l'acqua della mia caraffa, ma non ha disturbato il mio sonno. 9 agosto, 8 agosto, ieri ho passato una serata spaventosa. Lui non si manifesta più, ma io lo sento vicino a me, intento a spiarmi e guardarmi. Penetra dentro di me, mi domina. È più pericoloso così nascosto di quando segnala con fenomeni soprannaturali la sua presenza invisibile e costante. Eppure ho dormito. 9 agosto, niente, ma ho paura. 10 agosto, niente, che succederà domani? 11 agosto, ancora niente. Non posso più rimanere in casa con questo timore, questo pensiero penetrati nella mia anima. Partirò. 12 agosto alle 10 di sera. Durante tutta la giornata avrei voluto andarmene via, non ho potuto. Ho voluto compiere questo atto di libertà, così semplice, così facile, uscire, salire in carrozza per andare a Rouen. Non ho potuto. Perché? 13 agosto. Quando si è colpiti da certe malattie, tutte le molle dell'essere fisico sembrano spezzate, tutte le energie annientate, tutti i muscoli inefficienti, le ossa divenute flosce come la carne e la carne liquida come l'acqua. Io provo queste trasformazioni nel mio essere morale, in modo strano e angosciante. Ed ecco che la malattia fisica diventa malattia morale. Non ho più forza né coraggio, nessun dominio su me stesso e neanche il potere di mettere in moto la volontà. Non posso più volere, ma qualcuno vuole al posto mio e io ubbidisco. Ed è quella disfatta, è il consegnarsi a un essere che non si conosce, ma che si capisce malvagio. E questa progressione, anche da questo senso dell'orrore e della paura. E comunque si chiederà, continuerà il protagonista a chiedersi, ma chi è colui che mi domina, questo invisibile, questo inconoscibile, questo errante di una razza soprannaturale? Dunque, gli invisibili esistono. Oggi ho potuto sfuggirgli per 2 ore, dirà il 16 agosto, come un prigioniero che per caso trova aperta la porta della sua cella. E quindi decide di andare a fare una passeggiata in carrozza. Ma
nel momento in cui sta per dire alla stazione, gli viene fuori, a casa, ed ecco che comprende che l'essere si è nuovamente impossessato di lui. La progressione diciamo, continua, della paura, dell'orrore continua, e finalmente il protagonista comprende da dove venga questo essere, da dove sia venuto, almeno questo essere che lo spaventa tanto. Io so tutto. Poco fa ho letto nella rivista del Mondo Scientifico quel che riporto qui. Una notizia molto curiosa ci viene trasmessa da Rio de Janeiro. Una follia, un'epidemia di demenza, simile a quelle che travolgevano i popoli nell'Europa del Medioevo, imperversa attualmente nella provincia di San Paolo. Ed ecco che gli ritorna alla mente, leggendo questa notizia, dice, lo stupendo Tre Alberi brasiliano, che l'8 maggio scorso passò sotto le mie finestre risalendo la Senna. Lo avevo trovato così bello, così bianco, così gaio. L'essere, E maiuscola, era lì a bordo, proveniente da quei luoghi dove aveva avuto origine la sua razza, e mi ha visto. Ha visto la mia casa altrettanto bianca, e dalla nave è saltato a riva. Ah, mio Dio! Ora io so, indovino, il regno dell'uomo è finito. È giunto colui, maiuscolo, che fu uno dei primi terrori dei popoli primitivi, colui che i sacerdoti inquieti esorcizzavano. E così, alla fine, dice, sventura a noi, sventura all'uomo, è giunto come si chiama? Io ho l'impressione che mi chiami, che io non lo senta. Sì, lo grida, ascolto, non posso, ripeti. Or là, ho udito, or là. È lui, or là, è venuto. Ed ecco che l'essere, finalmente, ha anche un nome. E dirà, or là farà dell'uomo quello che noi abbiamo fatto del cavallo e del bue, la sua cosa, il suo servo, il suo cibo, con la sola potenza della sua volontà. Dice pure ci sono anche delle volte in cui il dominato si ribella e difatti, insomma, il protagonista proverà a ribellarsi, però non vi dico come, vi spingo a leggere questo racconto e a scoprire come, insomma, come va a finire. Bene, io spero di avervi dato l'idea di come Maupassant ha creato prima le condizioni per scrivere una storia di orrore e poi a poco, attraverso un continuo crescendo, intervallato da momenti, se vogliamo, di pausa, la gita a Mont Saint-Michel, il soggiorno a Parigi. Alcune notti in cui questo essere lo lasciava comunque dormire, è riuscito comunque a creare una tensione e a dare al lettore il desiderio di andare a vedere che cosa veramente sarebbe successo alla fine. Nello stesso tempo, diciamo che è presente, dicevo, questa riflessione scientifico-filosofica, no? E anche questi richiami alle teorie, sia le teorie appunto di Charcot, del dottor Charcot della Salpêtrière, sia così alle teorie naturaliste. E quindi c'è questo tentativo di razionalizzazione, di rassicurazione che funziona sia nei confronti del protagonista sia in qualche modo anche nei confronti del lettore perché vuole cercare di dare delle spiegazioni. Però naturalmente questo invisibile pericoloso è poi quello che
domina e che insomma con i quali il narratore deve trovarsi in qualche modo a combattere e con cui si deve confrontare. Con questo bel racconto dell'orrore, che vi invito naturalmente a leggere per intero, io vi ringrazio se avete avuto la pazienza di seguirmi fin qui. Vi invito la prossima settimana, dal 10 al 14 maggio, al Salone del Libro di Torino. Noi saremo nel secondo padiglione, allo stand F125, e altrimenti ci vedremo tra una quindicina di giorni. A presto.